La vita di un disabile a Roma è un'impresa degna di Indiana Jones e Company. Girare per la capitale in carrozzina vuol dire riuscire raramente a salire sui marciapiedi, che nella maggior parte dei casi sono troppo alti e non hanno accessi ad hoc. Vuol dire trovare automobili parcheggiate su quelle poche rampe presenti in città. Vuol dire non riuscire ad accedere a molti luoghi a causa degli scalini all'entrata o di porte d'accesso troppo piccole. Dai negozi ai ristoranti, dai bar ai cinema. E per quanto riguarda i mezzi pubblici? La maggior parte degli autobus non ha né pedane né blocchi per carrozzine, mentre le fermate metro sono spesso inagibili a causa di ascensori malfunzionanti. Ci sono ancora molte barriere, se parliamo di Roma, ancora da risolvere, ivi compresi i mezzi, non so, la metropolitana, noi parliamo poi gli ascensori che non funzionano mai, eccetera. È possibile rendere Roma una città vivibile per chi è costretto a spostarsi su una carrozzina? La risposta c'è e si chiama PEBA, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ma è chiusa in un cassetto. Il sindaco Marino e la sua giunta l'hanno approvato lo scorso 29 ottobre 2013, ma da allora non abbiamo ancora riscontrato alcun intervento. Per girare per Roma ho sempre bisogno di essere accompagnato da qualcuno che mi aiuti a superare i gradini, a entrare nei negozi, quindi l'autonomia a Roma per me è impossibile.